perdere, vincere, tranquilli, o li siete tranquilli se non altro? Sì, tranquilli, però ecco, perdere non è che fa piacere mai a nessuno. Sicuramente giocheremo in tranquillità e questo è un fatto. Anche perché dovete salutare questo pubblico, poco però. Vabbè, sono sempre i soliti e li saluteremo. Allora, l'ultima partita, c'è quel pubblico lì che è favoloso, c'è quel momento, merita un saluto particolare, eh? Perché sono i più coraggiosi. Va bene, io sono felicissimo oggi perché proprio con questa poca gente che ci ha seguito abbiamo fatto dei sacrifici, perché Catania non deve stare in C. Con Rambone o senza Rambone, Catania è una città che merita la B minimo. Abbiamo fatto il nostro dovere, sono felice di aver mantenuto l'impegno. Ok. Io la Buzzone, un attimo, che oggi sta. Buzzone, oggi sta in panchina, eh? Che... in panchina perché il mister può far giocare un po' a tutti, però è giusto. Tutto sommato è una cosa giusta, perché adesso lascio questa città che mi piace moltissimo. Sì, hai visto, c'è poca gente, però sono tifosi sinceri questi qua. Tu sei molto legato, ti ricordi quando hai segnato il primo gol qui col Brescia, sei esploso. Avevi... è una cosa che mi, anche se sto fuori, mi vengono i brividi, perché sono sicuro che l'anno prossimo lascio questa città, però ci riverrei volentieri. Andiamo in panchina, ok. Sindaco di Catania che è venuto a vedere lo stadio, come sembra lo stadio? Lo stadio è quello di sempre, no? Non è che lo stiamo vedendo. Andiamo, c'è poca gente, forse così, questo Catania quest'anno non è entusiasmato. E lo so, all'inizio sembrava che dovesse andare meglio, no? Quest'anno, speriamo meglio l'anno prossimo. I tifosi ce l'hanno un po' con lei perché vorrebbero questo. Con me, con lei che rappresenta, dico. I protagonisti di Catania-Bologna prima della partita. L'arrivederci Catania in una domenica caldissima e inutile, visto che i rossazzurri avevano già conquistato la salvezza e il Bologna credeva pochissimo nella possibilità di agguantare quel quarto posto che, alla luce del totonero, potrebbe significare Serie A a scapito del Vicenza. E così di spettacolo se n'è visto, solo quello di routine in un fine campionato, davanti a non più di 4.000 tifosi, davvero irriducibili e senza miglior da fare domenicale. Era la giornata dell'arrivederci e tra chi ci teneva di più a salutare con una vittoria, ovviamente Gennaro Rambone, allenatore della salvezza e del recupero prodigioso. Dunque la partita, ma a ritmo blando, con il Catania più determinato degli avversari, un po' a sorpresa. I rossazzurri presentano in attacco Mandressi e Borghi. Il primo si muove tantissimo, cerca spazio, ma è ancora il capitano ad essere protagonista assoluto. È il 23esimo, disimpegno distrattissimo degli ospiti, e Borghi prima ruba palla, poi anticipa il terzino e di gran corsa va a segnare il gol su Zinetti in uscita. Ed è il gol partita, considerato che con questa situazione tattica destinata a rimanere mutata, il Bologna non potrà fare più che il solletico ad una difesa ben orchestrata da Polenta. E così nella ripresa gli ospiti spingono ma concludono con il contagocce. Si aspetta quando da festeggiare c'è proprio pochino. Sì, vabbè, forse sta facendo qualcosa in più che dovevamo fare, perché avevamo visto che la squadra era sicuramente superiore a qualcuno che ci sta davanti, però purtroppo abbiamo passato anche dei brutti momenti, così che è inutile starne a parlare, forse hanno causato anche un certo cedimento fra di noi. E siamo contenti, abbiamo festeggiato questa grossa vittoria con Bologna, che era la squadra più in forma del campionato. Abbiamo giocato una certa tranquillità, si è visto anche sul piano del gioco, e quando una squadra è tranquilla sicuramente può rendere di più.